Sì, intervengo brevemente su una delibera di iniziativa consiliare che comunque è stata ampiamente discussa all'interno delle commissioni, nonché anche con la Giunta, per diciamo, evidenziare, limare tutti gli aspetti che potessero poi rivelarsi problematici o critici. In primo luogo mi preme rispondere alla domanda del consigliere De Priamo rispetto alle, diciamo, le inefficienze dell'amministrazione, diciamo, pur riconoscendo che ci sono delle difficoltà, devo sottolineare che quando io sono entrato nell'assessorato c'erano 34 domande evase, oggi sono oltre 340 gli atti stipulati e circa 1000 le domande a cui si è dato risposta e circa 3700 in urgenza sono in lavorazione. Quindi credo che abbiamo risposto attraverso una razionalizzazione del processo, soprattutto di lavorazione, che era piuttosto complesso per come era uscito dalle delibere del commissario, in questo processo di razionalizzazione a dare una risposta ai cittadini, soprattutto che avevano delle urgenze, che avevano già dei rogiti, avevano necessità di concludere alcune vendite in grande urgenza perché già impegnati in vendite successive. Mi preme anche di dire che qui è stato più volte evidenziato la necessità di un atto legislativo sul tema della francazione, perché oggi assistiamo a dei fenomeni, devo dire, contraddittori. Cioè, se da un lato la sentenza a Corti Riunite ha, diciamo, generato quello che anche in rete viene definito il caos delle affrancazioni, cioè situazioni di acquisto del passato che vedono anche necessità di rifondere a seguito di sentenze, scusate, fondi da parte degli acquirenti, dei secondi acquirenti, addirittura dei terzi acquirenti, così scatenando delle vere e proprie, diciamo, diatribe legali anche tra persone che non sono in grado, diciamo, di riportare sul piatto somme ingenti. Quindi se da un lato queste sentenze in qualche modo a tutela dell'interesse pubblico, anche che aveva portato alla costruzione dei piani di zona e quindi alla creazione di un patrimonio di edilizia rivolto a, diciamo, contenere un problema sociale molto importante, dall'altro oggi nella fase di crisi in cui ci troviamo, anche a seguito dell'attività di controllo che questa amministrazione sta facendo, proseguita, devo dire, fin dal 2015 sui piani di zona, con, diciamo, la ricalcolo di alcune modalità di determinazione dei prezzi massimi di cessione, sta portando, guarda caso, alla dichiarazione di fallimento di alcuni operatori, dichiarazioni di fallimento che invece portano a vendite all'asta dei beni immobiliari, vendite all'asta che sono invece purganti rispetto agli obblighi che queste stesse edifici, questi stessi immobili avevano nel dover comunque mantenere un affitto a prezzo calmierato per determinate categorie di abitanti. Non ultimo, la sentenza del TAR uscita a seguito delle delibere che, diciamo, denominiamo Castelverde e Tor Vergata, e che invece hanno rigettato le richieste dei ricorrenti di vedersi riassegnate immediatamente le abitazioni, dicendo che il diritto all'abitare, sintetizzo e non cito a memoria ovviamente, era superiore al danno economico che avrebbero potuto ricevere. Queste tre sentenze tra loro contraddittorie, come solo la legge italiana sa fare, hanno necessità di venir placate dentro una nuova ottica che deve decidere a livello governativo, secondo me, se stare dalla parte dei cittadini o dalla parte degli imprenditori che in passato non si sono comportati in maniera sempre lineare e oggi falliscono non sempre a causa solo della crisi, ma anche strumentalmente per potersi svincolare dall'applicazione dei prezzi massimi di locazione in questo caso. Quindi ritengo che questo passaggio oggi in aula, che mi sembra trovare un accordo importante nel lavoro da fare e nella direzione da prendere, nel lavoro da fare tra tutte le forze politiche, non possa che essere visto come un passaggio importante anche dalla Giunta e come una direzione
importante nella quale lavorare. E pertanto non posso che accogliere ovviamente l'invito nei prossimi 30 giorni. Devo ammettere che già qualche incontro a seguito dell'approvazione della delibera nella Commissione, diciamo, abbiamo iniziato a farlo anche con l'Avvocatura, e pertanto speriamo che una fase transitoria, perché attenzione, appunto, non si scrive mai la storia in pochi giorni, sicuramente ci sarà una fase di rodaggio, ci sarà una fase complessa all'inizio, ma speriamo di poter andare presto nella direzione di un'unica norma che finalmente cancelli le precedenti e non si sommi, ripeto, come solo, diciamo, le complessità tipiche della legge e delle norme italiane sanno fare. Quindi, diciamo, attendiamo il voto e salutiamo con favore il lavoro dei prossimi 30 giorni.